Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione di matematica dedicata alla geometria cartesiana in cui andremo a vedere come calcolare la retta passante per due punti ma mediante l'utilizzo del concetto di vettore. Partiamo da questi due punti, abbiamo il punto di coordinate 2 e 3 che possiamo andare a rappresentare, quindi partendo dall'origine muovendoci di 2 unità sulle x e di 3 unità sulle y, e il punto B di coordinate 5-1, quindi partiamo dall'origine, ci spostiamo a destra dei 5 e scendiamo di una unità sulle y. Vogliamo andare a determinare l'equazione della retta passante per questi due punti mediante il concetto di vettore. Prima di partire col video, chiaramente ti invito a scoprire tutti i corsi di matematica sul sito andrealmatematico.it che sono utilissimi per preparare l'esame di matematica, quelli di prima superiore, di seconda, di terza, di quarta, tutti, e soprattutto anche per esami di matematica finanziaria, finanza statistica, assolutamente ricordatevelo. Ritorniamo un attimo qua, quindi mediante il concetto di vettori. Cominciamo ad esempio a creare un vettore V1, che è il vettore che congiunge il punto A al punto B. Chiamiamolo ad esempio V1 e possiamo ad esempio scrivere le coordinate di V1 mediante la differenza tra B-A. Quindi facciamo B-A, quindi che cosa facciamo? 2-5 che fa meno 3 e 3-1 che fa 4. Infatti vedete che dal punto A ci dobbiamo muovere... dobbiamo fare B-A, quindi scusate che ho invertito le coordinate. Allora, se facciamo B-A, facciamo 5-2, che fa più 3, e -1-3, che fa meno 4. Infatti, per passare dal punto A al punto B, ci dobbiamo spostare di 3 unità positive lungo l'asse delle x e scendere di 4 unità lungo l'asse delle y. A questo punto prendiamo un punto P, un generico punto P di questa retta. Quindi un punto P, questo punto P appartiene alla nostra retta di cui dovremo determinare l'equazione, però le sue coordinate sono generiche, diciamo che ha coordinate XY. A questo punto possiamo creare un secondo vettore, facciamolo ad esempio con il colore viola che ho appena comprati, il vettore che chiameremo il vettore AP, chiamiamolo il vettore V2. Quindi possiamo dire ad esempio che il vettore V2 può essere scritto come P-A, quindi il vettore P, il punto P meno il punto A, quindi in pratica avrebbe la X che sarebbe X-2 e la Y che sarebbe Y-3. A questo punto, una volta che abbiamo creato questi due vettori che praticamente sono sulla stessa retta, ci basta semplicemente andare ad imporre questa equazione. L'equazione per determinare la retta R è la seguente. Bisogna prendere questa matrice dove sulla prima colonna abbiamo il primo vettore V1 e sulla seconda colonna abbiamo il vettore V2 e andare a calcolare il determinante di questa matrice e porlo uguale a 0. Adesso vi sembrerà un concetto difficilissimo, ma in realtà è veramente molto semplice, quindi prendiamo il primo vettore, quindi 3-4, lo mettiamo sulla prima colonna. Poi prendiamo il secondo vettore, quindi la differenza tra il punto ed A, quindi di coordinate x-2, y-3, e lo poniamo uguale a 0. Ora, per calcolare il determinante di una matrice 2x2, i giochi sono veramente molto semplici. Dobbiamo moltiplicare gli elementi che sono sulla diagonale principale, quindi 3 che moltiplica y-3, meno il prodotto degli elementi sulla diagonale secondaria, quindi -4 per x-2, quindi più 4 che moltiplica x-2, il tutto uguale a 0. Eccola qua l'equazione della nostra retta. Ora basterà ovviamente un po' sviluppare qualche calcolo, quindi faremo 3 che moltiplica y-3 farà 3y-9, più 4 che moltiplica x-2 avremo più 4x-8 uguale a 0. Andiamo a sistemare un po' l'equazione implicita della retta. L'equazione implicita sarebbe 4x più 3y, che semplicemente andiamo a riportare, poi dobbiamo andare a sommare -9-8, che fa -17, uguale a 0. Questa è l'equazione della retta passante per questi due punti. Ora, come verificare che la retta è corretta? O ci ricaviamo l'equazione esplicita di questa retta, e quindi ovviamente ricaviamo l'intercetto, l'origine, il coefficiente angolare, e vediamo se graficamente la cosa può funzionare, o semplicemente se l'equazione di questa retta è vera, vuol dire che verrà soddisfatta la condizione per il passaggio del punto A e del punto B. Cioè, se noi andiamo a riscrivere l'equazione della retta
imponendo appunto le coordinate di A che sono 2, 3 e scrivendole all'interno della retta dovremo trovare un'identità. Ad esempio qui abbiamo 4 per x, ovvero 4 per l'ascissa di A, cioè 4 per 2, più 3 per y, facciamo più 3 per la y di A, quindi più 3 per 3, poi meno 17 uguale a 0. Se l'identità è confermata vuol dire che effettivamente questa retta passa per il punto A o equivalentemente che il punto A appartiene alla retta R. Ora, 4 per 2 fa 8, 8 più 3 per 3, quindi 8 più 9 fa 17, meno 17 è vero. Quindi sicuramente è garantita l'imposizione per il passaggio di A. Se vogliamo verificare per sicurezza anche che il passaggio di B è corretto, prendiamo il punto di coordinate B che è 5-1. Gli sostituiamo le sue coordinate all'interno dell'equazione della retta, quindi 4x diventa 4 per 5, più 3y diventa più 3 che moltiplica meno 1 e poi meno 17 e verifichiamo se l'identità è corretta. 4 per 5 fa 20, 20 più 3 per meno 1 meno 3, 20 meno 3 meno 17, effettivamente è vero che anche garantito il passaggio per il punto B. Quindi abbiamo determinato l'equazione di una retta passante per due punti costruendo due vettori, il vettore B-A e il vettore P-A con P generico punto. Abbiamo messo questi due vettori su due colonne e abbiamo calcolato il determinante di questa matrice che abbiamo imposto uguale a zero. Bene, cari amici, mi raccomando, dopo questo trucco continuate a seguire tutta la playlist di matematica. E non dimenticatevi che stanno uscendo tanti esercizi di tante altre materie. Ciao a tutti!